che tutti dobbiamo percorrere, Maria, sii il nostro conforto. Nel difficile impegno di essere fedeli a Dio, Maria, sii il nostro conforto. Nell'ora dello scoraggiamento e della disperazione, Maria, sii il nostro conforto. Qui se stomo qui non fere, madre in Cristi si videre, in tanto supplicio. Gesù è aiutato da Simone di Cirene a portare la croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Preghiamo per coloro che operano nel mondo del volontariato. Dal Vangelo secondo Matteo. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a portare su la croce di Gesù. Simone di Cirene, tu sei un piccolo, un povero, uno sconosciuto contadino, di cui non parlano i libri di storia. Eppure, tu fai la storia. Hai scritto uno dei capitoli più belli della storia dell'umanità. Tu porti la croce di un altro. Tu sollevi il patibolo e impedisci che schiacci la vittima. Tu ridai dignità a ciascuno di noi, ricordandoci che siamo noi stessi, soltanto se non pensiamo a noi stessi. Tu ci ricordi che Cristo ci aspetta nella strada, sul pianerottolo, nell'ospedale, nel carcere, nelle periferie delle nostre città. Cristo ci aspetta. Lo riconosceremo, lo soccorreremo o moriremo nel nostro egoismo. Ripetiamolo insieme. Aiutaci a portare la croce. Aiutaci a portare la croce. Nella nostra vita quotidiana, aiutaci a portare la croce. In riparazione dei nostri peccati, aiutaci a portare la croce. Per essere generosi collaboratori della redenzione, aiutaci a portare la croce. Chi non fosse contristare, Cristi madre contemplare, dolente un figlio. Santa Madre del Padre, e Madre del Signore, siamo in presso del mio cuore. Sesta stazione. La Veronica asciuga il volto di Gesù. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. E la tua santa croce. Preghiamo per le vocazioni alla vita sacerdotale e di speciale consacrazione. Dal libro del profeta Isaia. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per potercene compiacere. Disprezzato e rimesso dagli uomini, uomo di dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Il volto di Gesù è bagnato dal sudore, è rigato dal sangue, è coperto di sputi insolenti. Chi avrà il coraggio di avvicinarsi?
una donna. Una donna esce allo scoperto, tenendo accesa la lampada dell'umanità, e asciuga il volto, e ritrova il volto. Quante persone oggi sono senza volto? Quante persone sono spinte al margine della vita, nell'esilio dell'abbandono, nell'indifferenza che uccide gli indifferenti? Infatti è vivo soltanto chi brucia d'amore e si china su Cristo che soffre e aspetta in chi soffre. Oggi, sì, oggi, perché domani sarà troppo tardi. Ripetiamo insieme: fa risplendere la luce del tuo volto. Su questo mondo abbrutito dal peccato, perché si manifesti a tutte le genti la tua salvezza. Nella mediocrità della nostra vita, pro peccati sue gentis, vidit Iesum in tormentis, et flageli subditu. Gesù cade per la seconda volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché morto per la santa croce del tuo mondo. Preghiamo per gli uomini e le donne diversamente abili. Dal libro del profeta Isaia. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge. Ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. La nostra arroganza, la nostra violenza, le nostre ingiustizie pesano sul corpo di Cristo. Pesano. E Cristo cade ancora per svelarci il peso insopportabile del nostro peccato. Ma cos'è che oggi, in modo particolare, colpisce il corpo santo di Cristo? Certamente è dolorosa passione di Dio, l'aggressione nei confronti della famiglia. Sembra che oggi sia in atto una specie di antigenesi, un antidisegno, un orgoglio diabolico che pensa di spazzar via la famiglia. L'uomo vorrebbe reinventare l'umanità, modificando la grammatica stessa della vita, così come Dio l'ha pensata e voluta. Però, sostituirsi a Dio senza essere Dio è la più folle arroganza, è la più pericolosa avventura. La caduta di Cristo ci apre gli occhi e ci faccia rivedere il volto bello, il volto vero, il volto santo della famiglia, il volto della famiglia di cui tutti abbiamo bisogno. Ripetiamo insieme: rialzaci, Signore. Rialzaci, Signore. Quando ci sentiamo vinti e rassegnati, rialzaci, Signore. Quando siamo immersi solo nelle cose della terra, rialzaci, Signore. Quando invochiamo il tuo soccorso. Rialzaci, Signore. Vidi il son dolce nato, moriendo desolato, tu mi misi spirito. Yeah.
Ottava stazione. Gesù incontra le donne di Gerusalemme. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché è la santa croce del tuo mondo. Preghiamo per le necessità delle nostre famiglie. Dal Vangelo secondo Luca. Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso le donne, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli». Il pianto delle mamme di Gerusalemme inonda di pietà il cammino del condannato, smorza la ferocia di un'esecuzione capitale e ci ricorda che siamo tutti figli, figli usciti dall'abbraccio di una mamma. Ma il pianto delle mamme di Gerusalemme è soltanto una piccola goccia del fiume di lacrime versato dalle mamme. Mamme di crocifissi, mamme di assassini, mamme di drogati, mamme di terroristi, mamme di stupratori, mamme di pazzi, ma sempre mamme. Il pianto però non basta. Il pianto deve trascinare in amore che educa, in fortezza che guida, in severità che corregge, in dialogo che costruisce, in presenza che parla. Il pianto deve impedire altri pianti. Ripetiamo insieme: fa scendere la tua misericordia. Fa scendere la tua misericordia. Su di noi e sui mali causati dai nostri peccati, fa scendere la tua misericordia. Su questo mondo infelice e colpevole, fa scendere la tua misericordia. Su coloro che ti ignorano o ti hanno abbandonato, fa scendere la tua misericordia. Eia mater mons amoris, ne sentire min doloris, valute cum lucea. Nona stazione. Gesù cade per la terza volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Benedetta la santa croce del tuo mondo. Preghiamo per le vittime della pandemia e delle guerre. Dal libro del profeta Abacuc. Non sei tu, fin dal principio, Signore il mio Dio, il mio Santo? Tu dagli occhi così puri che non puoi vedere il male e non puoi guardare l'iniquità, perché vedendo i malvagi taci mentre l'empio ingoia il giusto? Scrivi la visione e incidila bene sulle tavolette, perché la si legga speditamente. È una visione che attesta un termine, parla di una scadenza e non mentisce. Se indugia, attendila, perché certo verrà e non tarderà. Pascal acutamente ha osservato: Gesù sarà in agonia fino alla fine del mondo. Non bisogna dormire durante questo tempo. Ma dove agonizza Gesù in questo tempo? La divisione del mondo in zone di benessere e in zone di miseria è l'agonia di Cristo oggi. Infatti il mondo è composto di due stanze. In una stanza si spreca e nell'altra si crepa. In una si muore di abbondanza e nell'altra si muore di indigenza.
In una si teme l'obesità e nell'altra si invoca la carità. Perché non apriamo una porta? Perché non formiamo una sola mensa? Perché non capiamo che i poveri sono la terapia dei ricchi? Perché? Perché? Perché siamo così ciechi? Ripetiamo insieme. Noi ci gloriamo della tua croce. Contro il mito del successo e dell'apparenza. Noi ci gloriamo della tua croce. Contro l'esaltazione del piacere ad ogni costo. Noi ci gloriamo della tua croce. Contro la superbia e l'indifferenza. Noi ci gloriamo della tua croce. Decima stazione. I soldati si dividono le vesti di Gesù. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce redenti il mondo. Preghiamo per i governanti e i legislatori. Dal Vangelo secondo Giovanni. I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato e la tunica. Ora, quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta ad un pezzo, da cima a fondo. Perciò dissero tra loro, non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Così si adempiva la scrittura. Si sono divise tra loro le mie vesti e sulla mia tunica han gettato la sorte. I soldati tolgono la tunica a Gesù con la violenza dei ladri e tentano di rubargli anche il pudore e la dignità. Ma Gesù è il pudore. Gesù è la dignità dell'uomo e del suo corpo. E il corpo umiliato di Cristo diventa accusa di tutte le umiliazioni del corpo umano, creato da Dio come volto dell'anima e linguaggio per dire l'amore. Ma oggi il corpo è spesso venduto e comprato sui marciapiedi delle città, sui marciapiedi della televisione, nelle case diventate marciapiedi. Quando capiremo che stiamo uccidendo l'amore? Quando capiremo che senza purezza il corpo non vive né può generare la vita? Ripetiamo insieme. Spogliaci, Signore. Spogliaci, Signore. Dalla schiavitù del peccato che ci avvolge. Spogliaci, Signore. Dall'attaccamento ai nostri difetti e alle nostre miserie. Spogliaci, Signore. Dall'attaccamento ai beni superflui. Spogliaci, Signore. Santa Mater Istus Agas, Crucifixi. Thank you.
stazione. Gesù è crocifisso. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la santa croce del tuo mondo. Preghiamo per la pace in Ucraina e nel mondo intero. Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo averlo quindi crocifisso, si spartirono le sue vesti tirandole a sorte e sedutisi gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero la motivazione scritta nella sua condanna: questi è Gesù, il re dei giudei. Insieme con lui furono crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra, e quelli che passavano di là lo insultavano scuotendo il capo e dicendo: tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci in tre giorni, salva te stesso. Se tu sei il figlio di Dio, scendi dalla croce. Anche i sommi sacerdoti con gli scribi e gli anziani lo schernivano. Ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. E il re di Israele, scenda ora dalla croce e gli crederemo. Quelle mani ti hanno benedetto tutti, ora sono inchiodate alla croce. Quei piedi che hanno tanto camminato per seminare speranza e amore, ora sono attaccati al patibolo. Perché, Signore? Per amore. Perché la passione? Per amore. Perché la croce? Per amore. Perché, o Signore, non sei sceso dalla croce rispondendo alle nostre provocazioni? Non sono sceso dalla croce, perché altrimenti avrei consacrato la forza come Signora del mondo, mentre è l'amore l'unica forza che può cambiare il mondo. Perché, o Signore, questo pesantissimo prezzo? Per dirvi che Dio è amore, infinito amore, amore onnipotente. Mi crederete? Ripetiamo insieme: sii con noi nell'ora della morte. Sii con noi nell'ora della morte. Per non soccombere alla tristezza e alla disperazione. Sii con noi nell'ora della morte. Per vincere gli ultimi e più tremendi assalti del maligno. Sii con noi nell'ora della morte. Per essere trovati puri da ogni colpa. Sii con noi nell'ora della morte. Voi nati volverati, tardi miati provemati, pena sme confidine. Dodicesima stazione. Gesù muore sulla croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Preghiamo per i giovani della nostra città. Dal Vangelo secondo Matteo. Da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lema sabachthani,
che significa Dio mio, perché mi hai abbandonato? E Gesù, emesso un alto grido, spirò. L'uomo stoltamente ha pensato, Dio è morto, ma se muore Dio, chi ci darà ancora la vita? Se muore Dio, che cos'è la vita? La vita è amore. Allora la croce non è la morte di Dio, ma è il momento in cui si spezza la fragile crosta dell'umanità presa da Dio e parte l'inondazione d'amore che rinnova l'umanità. Dalla croce nasce la vita nuova di Saulo, dalla croce nasce la conversione di Agostino, dalla croce nasce la povertà felice di Francesco d'Assisi, dalla croce nasce la bontà irradiante di Vincenzo De Paoli, dalla croce nasce l'eroismo di Massimiliano Kolbe, dalla croce nasce la meravigliosa carità di Madre Teresa di Calcutta, dalla croce nasce il coraggio di Giovanni Paolo II, dalla croce nasce la rivoluzione dell'amore. Per questo la croce non è la morte di Dio, ma è la nascita del suo amore nel mondo. Benedetta sia la croce di Cristo. Ripetiamo insieme, la nostra speranza è in Dio. La nostra speranza è in Dio. Nonostante le difficoltà e le incertezze, la nostra speranza è in Dio. Certi della fedeltà delle sue promesse, la nostra speranza è in Dio. In attesa dei cieli nuovi e della terra nuova, la nostra speranza è in Dio. Fammi vero un te complere, crucifisso con dolere, non ego fixerò. Tredicesima stazione. Gesù è deposto dalla croce e consegnato alla Madre. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Preghiamo per coloro che soffrono per la mancanza o la perdita del lavoro. Dal Vangelo secondo Matteo. C'erano là anche molte donne che stavano. Venuta la sera, giunse un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe, il quale era diventato anche lui discepolo di Gesù. Egli andò da Pilato e gli chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato ordinò che gli fosse consegnato. Il delitto è compiuto. Noi abbiamo ucciso Gesù. E le piaghe di Cristo bruciano nel cuore di Maria, mentre un solo dolore abbraccia la madre col figlio. La pietà, sì, la pietà grida, commuove e ferisce anche chi è solito fare ferite. La pietà, a noi sembra di aver compassione di Dio, e invece, ancora una volta, è Dio che ha compassione di noi. La pietà, il dolore non è più disperato e mai più lo sarà, perché Dio è venuto a soffrire con noi. E con Dio si può disperare. Ripetiamo insieme, ci affidiamo a te, o Maria. Ci affidiamo a te, o Maria. Come il tuo figlio in tutta la sua vita terrena, ci affidiamo a te, o Maria. Nella gioia e nella sofferenza, ci affidiamo a te, o Maria. Adesso e nell'ora della nostra morte, ci affidiamo a te, o Maria.
ave placis vulnerabili, cruce ad inebriati, ob amore fili. Quattordicesima stazione. Gesù è deposto dal sepolcro. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. E che vado santa croce dentro il mondo. Preghiamo per gli educatori, gli insegnanti e per chi promuove il bene nel cuore delle nuove generazioni. Dal Vangelo secondo